Poi l'incursione del Tinder dopo Festival. Ha concluso questa prima conferenza stampa. A Ruffe dell'Aristo, Edoardo Leo, accompagnato da Sabrina Impacciatore, Rocco Tanica e Carolina Di Domenico e Rolando Ravello. La squadra di attori si occuperà dell'intrattenimento post-festivaliero in diretta dal Casinò di Sanremo. Normalmente ci si vede tutti insieme, diceva chi poi che portava? Portava la pizza, io ho fatto il pollo, uno due portano il vino, uno la Coca-Cola, ci vediamo insieme e critichiamo, commentiamo, però non solo critichiamo, a volte diciamo pure che ci sono delle cose belle, no? Ci sono delle cose fighe, a casa lo facciamo. Spesso al dopo festival si è preso sempre, no, il spunto più sulla polemica. Io cercherò invece di farlo, cioè è il mio gruppo d'ascolto, i miei amici, ci vediamo in questa specie di casa, che è come se fosse simbolicamente casa mia, in cui ci riuniamo e commentiamo il festival. Dopo lo faremo prima guardando veramente in diretta il festival, le riprese delle telecamere, e dopo, quando i cantanti arriveranno, proveremo a o a nascondergli quello che abbiamo detto oppure a dirglielo veramente. Il clima un pochino diverso, un pochino più in linea con quello che è stato pure l'invito del direttore artistico, cioè di non mettere in difficoltà i cantanti, che vivono già una situazione, no, di disagio, di stress, poi vengono al dopo festival, a volte vengono assaliti, no, anche giustamente. No, 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 le scazzottate non fanno proprio parte nemmeno verbali né del mio linguaggio né del motivo per cui sono venuto qua, nel senso non vengo a dirimere il traffico tra i giornalisti e i cantanti, non è il mio mestiere, per quello avrebbero preso un conduttore. Vengo a portare un'idea, no? Spero che in questo clima così giocoso e divertente anche i critici, i giornalisti avranno voglia di unirsi in questa festa dove mangeremo e stiamo lì, ci beviamo una cosa, parliamo, guardiamo una vecchia esibizione del passato. Un clima un pochino più rilassato, a vista anche loro, no? Ciao, allora sei pronto? Come dirlo, ma mi piacerebbe saperlo. Quando lo so, te lo faccio sapere. Io stavo pensando stamattina che ci avrò nostalgia già, un po' per levarmi il peso dell'idea, ma da quando lunedì prossimo torneranno a trattarmi male, no? Perché io dico, ma dobbiamo fare le prove, no? Vai a fare la spesa. Qui ho capito, se tu dici, cioè, però mi fa un po' male la schiena, massaggiatori che arrivano, gente che ti va a comprare le cose, già lunedì lo so che questa cosa non succederà, come quelli delle crociere, stanno là da una parte in bagno a fare le prove da solo. No, effettivamente è un'esperienza elettrizzante da morire, anche questa atmosfera da Nazioni Unite, io non me l'aspettavo. È tutto molto bello, è tutto molto nuovo per me, mi sto divertendo moltissimo grazie alla generosità di Claudio, alla simpatia di Michelle e a tutti i tecnici che ci sono dietro, perché poi uno non li ringrazia mai, invece se non ci fossero loro i tempi e tutto quello che ha a che fare con questa grande cosa enorme televisiva, forse io personalmente. Per me sarà tutto nuovo, non saprei mai bene cosa fare. Quindi li ringrazio adesso in anticipo e per il resto io mi sto estremamente divertendo. Stare su un palco fa parte della mia vita, non su questo palco, effettivamente anche a livello intestinale è iniziata la situazione. Insomma, non vado adesso a andare oltre, però, però, no, però insomma è una cosa che effettivamente dà tensione ma dà tantissima adrenalina. E io penso di essere un uomo che fa spettacolo, quindi questa cosa sono molto contento di affrontarla, sono molto felice di affrontare questa sfida e mi sto divertendo, spero di riuscire a continuare a farlo fino alla fine. E ringrazio Claudio per avermi dato l'opportunità e la Rai per aver avallato questa scelta.